Siamo qui alla Memo, dove si è appena concluso l'incontro con Roberta Biagiarelli nell'ambito della rassegna Con le parole giuste. La parola di oggi è confine. L'incontro appunto con Roberta Biagiarelli non è a caso, perché lei di confine se ne intende nel senso buono, cioè, in quanto è una grande conoscitrice dei Balcani e della tragedia dei Balcani. La prima domanda che voglio fare è questa: in un'epoca come quella di oggi, diciamo, in cui impera la globalizzazione, per cui sembra che si siano battuti i confini materiali, ma invece stanno crescendo confini psicologici? Se ne sono eretti molti altri, sì, tanti, confini proprio personali dentro le persone che sono tenuti in ostaggio dentro un ricatto. La caduta del muro di Berlino di fatto sembrava la liberazione e la possibilità di una nuova progettualità globale, e in realtà tanti muri sono stati eretti, fisicamente e non, e dentro questi muri noi oggi stiamo facendo i conti e stiamo pagando tutte le conseguenze. Cosa può essere un retaggio di quel dramma del Novecento, che è stata la seconda guerra mondiale, che ancora non è tutto risolto? Perché nei Balcani mi sembra che è riemersa molta di quegli odi che... Sicuramente il Novecento è un secolo che non è stato elaborato, è un secolo che è rimasto congelato lì. Sono accadute tante cose nel secolo breve, ma in realtà è un secolo talmente denso di cose che sono accadute che noi non abbiamo avuto il tempo proprio di decodificarlo quasi. Ci siamo trovati già sul crinale dentro quest'onda dal 2000 in poi, e altre cose si sono affastellate, ma questo Novecento è rimasto lì come un peso e non siamo riusciti a rendicontarcelo anche proprio a noi stessi. Nella guerra dei Balcani sicuramente non bisogna fare l'errore di considerarla una guerra etnica, perché così è stata passata e venduta. In realtà è stato un imbroglio etnico, le persone sono state messe in imbroglio, la religione non ha iniziato la guerra, sicuramente l'ha vinta, questo è certo. È stata una guerra che è partita molto tempo prima, dalla morte di Tito negli anni 90, e da tutti quegli uomini di apparato e di politici incompetenti che si sono susseguiti a lui. Lo Stato, la Federazione di ex Jugoslavia, era in una gravissima crisi economica, c'era una grossissima tangentopoli in corso, non dimentichiamocelo, e tutto questo ha fatto sì che c'è stata un'escalation di fatti, una manipolazione mediatica di vecchi odi, di vecchie battaglie che sono state riesumate e che hanno portato poi alla deflagrazione totale, a quella che è stata appunto l'esplosione dei Balcani. Sì, io ho avuto modo di vedere Mostar dopo la ricostruzione del famoso ponte, che è stato un proprio occhio, si vede che è stata una questione meramente fisica, ma in realtà è tutto lì, tutto fermo, insomma, quegli odi, quello scontro. Ecco, con l'esperienza che ha avuto diciamo, questi aiuti materiali che sono stati portati a queste popolazioni, secondo la sua idea gli odi sono più a livello di vertice o anche a livello popolare? Ma l'odio, non lo so, è un sentimento difficile da definire. Non è che ci sia odio, ci sono fratture che sono state provocate e che non si sono sanate ancora oggi, e sicuramente i nazionalismi che imperano in quei luoghi non aiutano la popolazione civile, e quindi è una cosa, è un male che si riflette sull'altro. Tra l'altro la città di Mostar vive ancora oggi, pur essendo una città così bella, una drammaticità pazzesca, perché la città è separata. I croati cattolici stanno da una parte, hanno i loro bar, i loro alberghi, i loro negozi, e i musulmani bosniaci stanno dall'altra. Questa cosa è ancora molto molto grave. È una città che economicamente vive di riflesso grazie a Medjugorje, che porta il giro turistico, ma qualcos'altro dovranno inventarsi, perché quel ponte era veramente significativo. Il ponte di Mostar era un simbolo, un emblema, era l'unione dell'Oriente con l'Occidente, non a caso, e stava lì sospeso come un capello, come un filo di luna sulla Neretva, su questo fiume magico, insomma, bellissimo, che attraversa la città e che ha visto anche
situazioni veramente, veramente drammatiche. Certo. E l'Europa che ruolo sta svolgendo in questa situazione? L'Europa non sta in piedi per sé, figurati se ha bisogno di occuparsi dei Balcani. Cioè, l'Europa non esiste, è un progetto troppo debole. L'Europa monetaria, che è quella contro cui noi sbattiamo la testa tutti i giorni, è un'Europa che non esiste. Quindi o la rifondiamo in un altro modo, ma dovremo rifondare a partire da quel cuore lì, perché i Balcani sono il cuore d'Europa. Bene, grazie. Grazie a voi. Amici di Onda Libera, un saluto.